Derby, è un derby, è una partita molto importante per noi, parliamoci chiaro, perché insomma possiamo fare tante chiacchiere, dobbiamo badare al sodo, avere sostanza e fare 3 punti perché sono molto importanti. E il messaggio chiaro e perentorio che Gaetano Auteri lancia alla squadra dopo il KO di Cesena: il derby con il Teramo è una gara da non fallire. Un Pescara che nelle ultime uscite stagionali è stato contraddistinto da un costante cambio di modulo che sembra aver pesato sul rendimento della squadra. Meno gol presi, ma anche meno occasioni create e meno gol fatti, soprattutto una costante perdita di terreno dalle più dirette rivali in campionato, l'eliminazione di Coppa proprio ad opera del Teramo e la sensazione che questo Pescara non abbia una identità. Auteri però la vede così. Noi l'identità ce l'abbiamo, avendo cambiato. Perché abbiamo cambiato? Abbiamo cambiato per dare un po' più di tranquillità in alcuni momenti, avevamo preso dei gol e qualcuno non era tranquillissimo, però ripeto, i gol non li abbiamo mai presi perché abbiamo avuto situazioni di disequilibrio in campo, ma non è che non abbiamo un'identità. In realtà nelle ultime 3 partite ci siamo leggermente abbassati in campo di 20 metri nel non possesso. Stiamo giocando, abbiamo giocato in queste 3 partite un calcio fatto di meno ritmi, di meno intensità, però abbiamo cominciato questo percorso, possiamo ritornare a essere quelli di prima anche cambiando modo di stare in campo. Abbiamo alzato di 20 metri il baricentro, di 15-20 metri, e fare quello che facevamo prima, che erano parti importanti ed erano aspetti positivi. Poi dobbiamo mantenere questo equilibrio che in questo momento sembra sia raggiunto. Si va verso la conferma del 4-3 e in linea di massima della squadra scesa in campo a Cesena, anche se non mancano dei ballottaggi. Migliora la condizione di Jacobucci, ma toccherà ancora Sorrentino tra i pali. In difesa Frascatore insidia il posto di Inzita. Verso la conferma la coppia centrale Drudi in grosso, trio Pompetti, Memuscià e Rizzo in mezzo. In avanti scalpita De Marchi, che se la gioca per il ruolo di centravanti con Ferrari. Auteri prende spunto dal Teramo per fare considerazioni più generali sul campionato. Ma la caratteristica è una squadra che gioca palla a terra sempre, quindi accetta il confronto, una squadra che si giocherà sicuramente la partita, una squadra che ha anche dei giocatori importanti e che sta facendo bene, e che sembra che ultimamente abbia anche ritrovato insomma la capacità di realizzativa. È una squadra che gioca a calcio, è una squadra ben guidata, tra l'altro Guidi lo conosco perché l'anno scorso già con la Casertana hanno fatto bene, proprio un calcio organizzato, ma al di là di questo gli avversari, il livello delle squadre complessivamente, questo è un girone importante. Anch'io devo dire inizialmente pensavo fosse un po' più debole ad esempio rispetto al girone sud, invece non è vero, assolutamente, sono tutte squadre consistenti. Noi possiamo dire la nostra, però lo ripeto, io non voglio né nascondermi né sfuggire alla realtà dei fatti. Adesso è il momento di parlare meno e fare punti e fare le prestazioni. Direzione di gara per Simone Galipò di Firenze. Nessun precedente col Pescara, uno con vittoria per il Teramo, l'1-2 di Pagani dello scorso anno.